DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. Basta poco Vasco a DJ chiama Italia oggi con Nicky. Bellissimo il pezzo nuovo di Vasco. Ti piace? È bello anche il fatto che dice: senti, l'album troppo stress, troppa pressione. Ho fatto un pezzo, tre giorni dopo te lo mando lì, mettilo in onda e via. Bene, siamo con Evaristo Beccalossi. Ma sono ospite come quelli veri. Sei ospite VIP perché mi piaceva. Anche perché lui tiene al toro. E secondo me il toro è un po' come Beccalossi, anche se non c'è mai certo. giocato. No, ma poi è soprattutto bandiera. È bandiera, cioè è il simbolo di un calcio che non c'è più. Non so, mi dà l'idea, ma no? Magari c'è ancora. Insomma, devi andartela a cercare un po' più. Per esempio, prima Evaristo diceva, quando feci la doppietta nel derby, sì. I ragazzi che venivano su dalla primavera, come dovrebbe essere, no? Te sei pulcino, esordiente, vivi con questa maglia addosso, la senti. Quando arrivi al derby, veramente lo senti. Lui ha fatto la doppietta del derby. Dice sì, ok ragazzi, ho fatto due gol, e gli altri dicevano cacchio grande, perché io avevo, e poi avevo i Bordoni, Oriali, Canuti, Baresi, poi Bini, ti cresce un po' addosso la maglia, no? Sì, la dopo, senti dopo non te la stai dopo più. La senti. No, io ho un paio di curiosità da super tifoso, poi leggiamo un po' di messaggi che sono arrivati. Leggiamo un po' di messaggi. No, volevo sapere grande. Se è vera questa storia della tua mancata convocazione in nazionale, che praticamente tutta colpa di Furino è dovuta a uno sgarro che il Becca fece sul campo a Furino durante un interview, e quando sul 4-0 per l'Inter Beccalossi fece un tunnel al difensore bianconero Furino, appunto, attirandosi così le ire di tutto il clan degli juventini in forza alla nazionale, che dissero no, allora ha fatto lo sgarro a Furino, che e era poi il capitano della Juventus, Zoff, Gentile, erano Cabrini, tutti della Juve, tutti dei miti lì, esatto. Ma è vera sta roba qua o... Ma quella del tunnel è vera, poi dopo quello che c'è dietro, Nicola, a distanza di anni non so, però quegli anni lì veramente, quando andavi a sfidare questi grandi giocatori con la Juve, che era la squadra che era da battere, certo, personalmente mi esaltavo. Poi c'era un episodio, poi vabbè, con Furino, quando gli ho fatto il tunnel che cercava di pigliarmi, a un certo punto ho preso la palla e ho detto toh, pigliala qualche volta. Mamma, che libidi! No, e lì tutto lo stadio, insomma, una roba. Sì, e poi vabbè, un'altra roba che forse ti ho già chiesto, non so se eri in campo, perché è successa questa cosa, Nicky, in una partita, ma insomma, c'era lo stadio pieno. A un certo punto tipo Hansi Müller non so se ha sbagliato a fare un passaggio ad Altobelli o insomma gli ha passato male la palla, stadio pieno, Serie A. Altobelli è andato lì, suo compagno di squadra, e gli ha dato uno schiaffo. Oh, che cazzo fai? Boom! Schiaffo! In faccia! Lo svegliamo, però... svegliamo questa cosa di anni. Allora, quell'anno lì Spillo era in lotta per la classifica ai cannonieri. Allora, prima della partita, cos'è che fa una squadra seria con le palle che si mette lì? Allora, qualsiasi... Facciamo segnare. Ci mettiamo lì tutti, solo che tutti a disposizione per cercare di far far gol a Spillo, tutti d'accordo prima, durante la gara, invece... Sto fesso. Anzi, vabbè, vedeva la porta, la faceva finta di crossare, poi pan, tirava in porta. Ah, la tirava dentro. Faceva finta di crossare, tirava in porta, la terza volta, gli accorso dietro. Però a me mancano queste cose. No, padre. Allora, cioè, c'è da dire questo. Che... C'è uno schiaffo, non è che ha tirato una coltellata. No, ecco. certo. C'è da dire questo, che Evaristo può raccontarle perché è passato molto tempo, no? Certo. Cioè, quindi è vero che il calcio non c'è più. Così. Pensa a raccontarle allora. No, ecco, è impossibile. Sicuramente succedono anche adesso, soltanto che insomma si sapranno fra un po'. Si sapranno. Tante cose sono venute già a galla in questi ultimi due anni. Insomma. A proposito di cose che sono venute a galla, mi viene in mente un'analogia tra il calcio di allora e il calcio di adesso. Perché anche voi avete avuto, non voi dell'Inter o noi dell'Inter, le scommesse. Insomma, tu giocavi nell'anno in cui è venuto fuori il casino del calcio scommesse. Anche lì era. Ecco, ma io voglio dirti una cosa: quando eri lì in campo. Tu capivi, tanto ormai sono passati 30 anni, tu capivi, cioè, tipo il portiere, parole, oh, no, stai giù, quelle mezze parole, si capiva? No, perché bisogna essere intelligenti e capire, perché io penso che quando un risultato possa star bene una squadra avversaria e tu arrivi a 10 minuti dalla fine, cioè non occorre parlare perché... Certo, ci pigliamo il punto a testa. Tiri talmente forte e poi dopo alla fine dici vabbè, portiamo a casa il pari. Un conto sono altre cose, io sono arrivato ragazzo,
certe situazioni le hai capite un po' dopo, però lì non percepivi non quello che andavi. No, anche perché io avevo un tipo di gioco che qualche tramvata mi arrivava, e dopo magari 10 anni capivo anche perché in quella situazione lì mi arrivava qualche tramvata, probabilmente dovevo andare più piano. Ma tu avevi i calzettoni su o calzettoni giù? Come all'inizio li tenevo giù, poi visto che mi prendevano le misure ho detto forse è meglio tirare sui calzettoni e mettere anche i parastinchi, però i parastinchi mi davano fastidio perché dovevi mettere il cerotto, mi stringeva la circolazione. Era un conchiglia un casino, no, però il calcettore no, conchiglia quella lì com'è, infatti parapalle. Quando vanno in barriera si mettono stanno sempre lì, tutti no? Così non sono più andato in barriera io. una volta sono abbassato davvero? Sì, mi ha tirato via, avevo paura come vedevo il pallone perché adesso hai visto che fanno anche quella cosa che si mettono il pugno in fronte per la com'è che fanno il pugno in fronte, perché probabilmente è consentito dal regolamento perché la mano è all'altezza certo. Sì, però ti assicuro Nicola che vai in barriera che tirano di quelle dei proiettili, cioè, certo dei proiettili. L'ultima cosa poi ti lascio leggere i messaggi. Tu hai giocato con Maradona, che c'è cioè, contro Maradona ho avuto la fortuna di essere avversario, ti dico che mi facevo anche dei bei 10 minuti a vedere come giocava lui, pazzesco. Ecco, questa è un'altra cosa dei rumori in campo. Noi tutti normali senti il rumore della corsa. Quello che mi è rimasto impresso di Maradona è stato proprio questo passo felpato in campo di un puma che non lo sentivi, una roba, secondo me è stato il più grande. Ora poi nell'83, allora 19enne, durante il mondialito fui uno dei tifosi che fomentò la rivolta contro la cessione del Becca, che secondo me sono cose belle. Massimo Darò, cioè quando un giocatore simbolo vabbè, poi lì non è che eri andato al Milan, dire. No, anche perché non ci sarei mai andato. Vado con certezza. Certo. No, però a distanza di anni, ecco, quando andai via dall'Inter, veramente. Cioè, di fatti non ho più giocato. Cioè, ho giocato in altre squadre, però uno che ha la fortuna, credimi, e qua è un messaggio anche ai più giovani, di indossare certe maglie ti rimangono addosso per tutta la vita. Speriamo che sia così, che io qualche trauma l'ho vissuto negli ultimi anni, tipo quello lì nostro che era lì, adesso mi ricordo anche più, però dai, Pulcini, esordienti, giovanissimi, prima squadra, capitano, e poi proprio dall'altra parte del Po, no. Allora, sono arrivati veramente tantissimi complimenti, e c'è cioè, Vittorio che ricorda in maniera indelebile uno striscione molto blasfemo, io lo leggerò, insomma, spero che qualcuno non si offenda. Evaristo non lo batte neanche Cristo. Evaristo, scusate, era un po' pesante. Sì. Poi io fondamentalmente ero un timido, perché ecco, a volte dici potevi fare di più. C'è il fatto di trovarti in uno stadio con 80.000 persone che chiamano il tuo nome, ma ti dico io i brividi che avevi, che poi non esisteva più niente. Cioè, dopo quando iniziava la partita, no? Caro Evaristo, ma che gol ha fatto ieri sera a Napoli Leon? Credo sia il pareggio del Genoa questo, no? Che ha fatto tutto. L'avesse fatto Maradona, lo facevamo vedere 1000 volte. Ciao, sempre Forza Genoa. Andrea, aggiungo io, insomma, tante volte no, vedi dei gol, ma a volte anche Serie B, dei gol pazzeschi, dei momenti, però magari non essendoci il nome, non vengono riproposti 200.000 volte in televisione. Fa parte no? sempre della comunicazione, se si ha interesse a evidenziare. Ah, vedi che Il gol di Leon io l'ho visto ieri sera, veramente una grande punizione, grande gol. Magari su YouTube. Su YouTube lo rivediamo. Lo devi andare a cercare. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia.